anticaporalato tra Puglia e Molise, arrestate 7 persone, tra cui un imprenditore a Termoli, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, i reati contestati. A San Martino in Pensilis, marito picchia la moglie davanti ai figli e viene allontanato. Focolaio in un supermercato a Campobasso, 7 contagi, chiude per Covid un agriturismo di Guardia Alfiera. Il monito del dottore Romeo Flocco: non commettiamo gli errori della scorsa estate. Trovato l'accordo, fascicolo sanitario elettronico, credenziali per l'accesso in farmacia. Movida Termoli, stretta di Roberti, vietato vendere alcol tra l'una e le 6 del mattino e stop alla musica a mezzanotte, all'una il venerdì e il sabato. Nonostante le restrizioni imposte dal Covid, i venafrani hanno partecipato commossi al pontificale per i santi martiri, rinnovando il legame fortissimo tra la città e i suoi patroni. L'accusa del vescovo ai politici sul lavoro e sanità. Infine allo sport, il calcio di Serie D. Campobasso già proiettato al futuro, Patron Gesuè annuncia l'ingresso in società di 2 imprenditori, di cui uno francese, accordo anche col Neuromed di Pozzilli. Stasera Gesuè e Cudini a Molise Sport. Buonasera, bentrovati, buon pomeriggio, bentrovati con la nostra informazione in diretta dagli studi di Campobasso. In apertura lo avete sentito dai titoli, ci occupiamo di cronaca con un blitz anticaporalato tra Puglia e Molise all'alba, arrestate 7 persone, tra cui un imprenditore a Termoli, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro sono i reati contestati. A San Martino in Pensilis è un'altra notizia di cui ci occuperemo tra un po', con un maltrattamento in famiglia. Ma intanto, come vi dicevo, occupiamoci del blitz anticaporalato. Tutte le informazioni le ascoltiamo dal servizio di apertura. Vasta operazione anticaporalato all'alba nelle campagne di Foggia e della provincia di Campobasso. Oltre 50 carabinieri della compagnia di San Severo e del nucleo ispettorato del lavoro, supportati dal reparto elicotteri e coordinati dalla procura di Foggia, hanno dato il via all'esecuzione di 7 misure cautelari, 3 in carcere e 4 ai domiciliari. Le aziende agricole riconducibili agli indagati sono state sottoposte ad amministrazione controllata dei beni mobili e immobili. L'operazione, denominata Schermo, ha coinvolto dunque imprenditori agricoli della Puglia e del Molise. Un arresto è stato effettuato a Termoli. Agli imprenditori vengono contestati a vario titolo i reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. È un'attività complessa che è durata parecchi mesi, è un'investigazione molto elaborata che ha fatto emergere un'attività di caporalato, tra l'altro nuova rispetto a quelle emerse finora. Purtroppo l'attenzione, o per fortuna, l'attenzione dei carabinieri, anche con la componente del nucleo ispettorato del lavoro, che è un settore affidato all'arma, sta elevando la qualità dell'intervento e in accordo con la G, con l'autorità giudiziaria, stiamo arrivando a contenuti di indagine sempre più ficcanti. In particolare mi riferisco in questo caso a, come si evince anche dal nome dell'indagine, Schermo, a una qualità di una società di intermediazione illecita di lavoro che è stata scoperta. Il meccanismo che abbiamo scoperto individua tra l'altro la particolarità dell'azione delittuosa delle persone. Hanno, in sintesi, creato un meccanismo per eludere i controlli e riuscire a fare attività illecita di manodopera clandestina, di sfruttamento di manodopera clandestina, in modo da eludere i controlli. Ed ora maltrattamenti in famiglia, lo dicevo in apertura di telegiornale, andiamo a San Martino in Pensilis, dove un uomo maltratta la moglie anche davanti ai figli. Intervengono i carabinieri
di Larino che lo allontanano da casa. La donna, madre di tre figli, accuditi solo con pochi lavori sporadici e con il reddito di cittadinanza, è stata ripetutamente maltrattata dal compagno, un quarantenne agricoltore. I carabinieri della stazione di San Martino in Pensilis hanno rassicurato la donna, raccolto la denuncia e le hanno consigliato anche un centro antiviolenza. Poi hanno informato dei fatti la Procura della Repubblica di Larino, che così ha ordinato all'uomo di allontanarsi immediatamente dall'abitazione coniugale. Cambiamo argomento. Focolaio in un supermercato a Campobasso. Agriturismo a Guardialfiera chiuso per Covid. Dunque il virus è presente ed arriva infatti il monito del responsabile di terapia intensiva del Cardarelli di Campobasso, il dottore Romeo Flocco. Non commettiamo gli errori della scorsa estate, ha detto ai nostri microfoni. Nel servizio parleremo anche di campagna vaccinale. Sentite. Il focolaio nel supermercato a Campobasso, contagiati almeno 5 dipendenti e alcuni ragazzi. Il caso Guardialfiera, l'agriturismo costretto a chiudere per 10 giorni perché due componenti dello staff sono risultati positivi al coronavirus, dimostrano come il virus sia ancora presente e rimarcano, qualora ce ne fosse ancora bisogno, la necessità di mantenere alta l'attenzione per non incappare negli errori commessi lo scorso anno. Lo sottolinea in maniera forte anche il responsabile della terapia intensiva del Cardarelli di Campobasso, il dottore Romeo Flocco. Terapia intensiva ora Covid free, ma per lunghi mesi sold out e al centro di tante polemiche. Un valore estremamente importante, perché il vero indicatore della gravità della pandemia è l'occupazione dei posti letto di terapia intensiva. Questo l'abbiamo imparato. Avere zero pazienti in terapia intensiva significa che stiamo schiacciando la curva dell'epidemia, almeno nella nostra regione. Ci vuole cautela, perché abbiamo imparato tanto dall'estate scorsa. Quindi, e poi c'è sempre il rischio mutazione, perché i virus mutano, quindi abbiamo la variante indiana che è, insomma, da tenere sempre sotto controllo. E dopo i 3 dimessi delle scorse ore, gli ospedalizzati sono solo 6, tutti malattie infettive, 4 i nuovi contagi, 2 a Isernia su 180 tamponi refertati, con tasso di positività al 2,2%. Nell'ultimo bollettino dell'azienda sanitaria regionale ci sono anche 9 guariti e così i casi attualmente positivi scendono a 73. Infine la campagna vaccinale, ieri somministrate 2106 dosi e da oggi, fa sapere l'ASREM, è ripresa regolarmente la somministrazione di AstraZeneca a chi deve ricevere la seconda dose, ovviamente over 60, mentre a chi ha meno di 60 anni verrà inoculato Pfizer o Moderna. Ed ancora i medici di base. Non abbiamo dosi, dice un medico di famiglia che vuole rimanere anonimo. Di fatto non stiamo più somministrando il siero ai nostri assistiti. Il certificato vaccinale dei molisani è contenuto nel fascicolo sanitario elettronico. L'accesso ora è più facile perché, come anticipato nei giorni scorsi, è stato raggiunto l'accordo con le farmacie che permetterà loro di rilasciare le credenziali agli utenti che non hanno SPID, per esempio. Il commissario della sanità, Flori De Grassi, ha firmato il decreto che affida all'ASREM e a Federpharma l'attuazione dell'intesa. Dunque in farmacia gli utenti potranno ricevere nome utente e password per entrare nel fascicolo sanitario elettronico e scaricare la certificazione di avvenuta vaccinazione anti-Covid, uno dei 3 elementi del Green Pass che consente di circolare liberamente in Europa e di partecipare a banchetti ed eventi. Gli altri, lo ricordiamo, sono l'avvenuta guarigione e un tampone negativo eseguito entro le 48 ore precedenti. Ed ora andiamo sulla costa, andiamo a Termoli, stretta sulla movida da parte del sindaco Francesco Roberti, che questa mattina ha firmato una ordinanza dopo i disordini ma anche episodi di violenza che si sono verificati nei giorni scorsi subito dopo le riaperture. Ebbene, questa nuova ordinanza limita il consumo
e l'abuso di alcol in città. Nessun locale potrà venderlo tra l'una e le 6 del mattino, mentre a partire dalle ore 21 è vietato l'uso del vetro. Stop anche alla musica a mezzanotte fino al giovedì all'una, il venerdì ed il sabato. Dunque mezzanotte fino al giovedì, poi all'una di notte, il venerdì ed il sabato. Restiamo sulla costa, restiamo a Termoli per parlare del futuro della FCA. Martedì scorso a Roma c'è stato un importante vertice con i ministri Giorgetti ed Orlando. Il punto della situazione è stato effettuato questa mattina nel corso di una conferenza stampa convocata dai sindacati e seguita da noi grazie anche alla collaborazione del collega Emanuele Bracone. Sentite. Una conferenza stampa per fare chiarezza sull'incontro avuto martedì scorso al Mise tra le sigle nazionali e Stellantis, al cospetto anche dei ministri Giorgetti e Orlando, ma anche per riferire dei rapporti interni al comparto e ancora l'analisi della situazione attuale dello stabilimento FCA di Termoli, analisi focalizzata su volumi produttivi, prospettive occupazionali e cassa integrazione ordinaria. È urgente avere un'unità sindacale di tutti, anche dei COBAS, perché non stiamo giocando sul RSA, l'elezione, le cose che normalmente abbiamo fatto per 30 anni. Noi abbiamo di fronte una situazione che Termoli ancora non conosce, non ha mai avuto per fortuna l'occasione di conoscere, perché avevamo un motore che era il top. Murphy proseguirà la sua produzione anche togliendo una linea, facendo solo una linea nuova e inserendo 4 nuovi modelli, dove si lavorerà addirittura ininterrottamente per 19 turni e mezzo, così è stato detto. Ma questo che riverbero può avere su quello che è il core business del nostro interesse, ovvero lo stabilimento di Termoli? Attualmente purtroppo dobbiamo dire che per Termoli non ci riguarda, a meno che non sappiamo questi nuovi modelli che motori allestiscono. E solo in futuro sapremo se c'è una ripercussione su Termoli. Siamo circa 2.300 lavoratori, siamo coinvolti nella crisi pandemica che da qualche anno e mezzo, circa 2 anni, ci sta investendo, e quindi a causa di questa crisi, con un meno 28% di calo di vendite per quanto riguarda l'automotive, quindi le auto, siamo stati coinvolti in senso negativo in questa crisi qui, e in modo particolare ultimamente l'unità cambi. Abbiamo sostanzialmente un'unica missione, che è quella della tutela dei diritti dei lavoratori, ovvero creare occupazione, garantire un futuro lavorativo a questo stabilimento, parlo di Stellantis di Termoli, e non avere il rischio, e non avere il rischio che in futuro questo stabilimento possa perdere, oltre che capacità produttiva, anche occupazione. Torniamo alla cronaca, grave pericolo per l'incolumità pubblica sul Macerone. Alcuni motociclisti si sono trovati di fronte delle corde tese che tagliano la strada ad altezza uomo. Il video di denuncia fa il giro del web, in corso gli accertamenti, ci riferisce tutto Valentina Ciarlante. Sentite. È un vero e proprio attentato all'incolumità pubblica il gesto attuato da qualche ignoto nelle scorse ore sulla strada del Macerone, l'arteria provinciale dell'Interland di Isernia, che viene scelta da molti motociclisti per le giornate sulle due ruote. Un centauro ha denunciato la presenza nel bel mezzo della carreggiata ad altezza uomo di corde tese che rappresentano un pericolo enorme. Il video, girato dall'utente della strada, ha fatto il giro dei social e ha innescato un'indignazione generale, oltre che gli approfondimenti del caso. Sulle strade vicino al Macerone qualche genio ha legato dei fili a altezza per fare cadere motociclisti, ciclisti, eccetera eccetera. Il filo è legato, non è che si stacca, e ce ne sono due, uno qui e uno da quest'altra parte.
La mente dei più è andata al 18 agosto del 2011, quando in un bosco di Frosolone il giovanissimo centauro Manuel Colantuono perse la vita mentre era sulla sua moto e impattò proprio contro una corda tesa da ignoti. Si attendono indagini su quanto riscontrato sul Macerone. Restiamo in provincia di Isernia, restiamo a Isernia, furto con scasso ieri sera intorno alle 21 a Castel Romano in una villetta isolata. Una banda di malviventi ha fatto irruzione approfittando dell'assenza dei proprietari usciti per una passeggiata in paese. Sono passati dal retro per evitare le telecamere, hanno rotto il vetro della finestra al primo piano e sono entrati in camera da letto mettendola a soqquadro. Quando i proprietari sono rientrati, i malviventi sono fuggiti a bordo di una Giulietta nera. Magro il bottino, almeno stando ad una prima ricognizione, poco meno di 40 euro in contanti, alcuni monili d'oro. Sull'inquietante episodio indaga la Polizia di Stato. Ed ora parliamo di come i social network hanno cambiato i rapporti familiari in questo periodo di pandemia. Se ne è parlato in maniera approfondita a Termoli durante il convegno Famiglie in Digitale. Nelle sale del Cinema Sant'Antonio si sono alternate diverse relazioni di esperti e studiosi, convegno seguito per noi da Andrea Bertolo. Sentite. Il rapporto con i social network in questo periodo di pandemia ha cambiato e tanto le abitudini delle persone che attraverso il web hanno trovato degli spazi di socializzazione alternativi, ma a volte troppo lontani dalla realtà. Il rapporto con questi strumenti del web è stato analizzato a fondo da studiosi ed esperti che a Termoli si sono ritrovati per il convegno Famiglia in Digitale per approfondire soprattutto i cambiamenti che sono in atto nella vita di tanti nuclei familiari. Nelle sale del Cinema Sant'Antonio si è ascoltata la relazione del professore Francesco Belletti, direttore del Centro Internazionale Studi Famiglia, che ha parlato dell'importanza dei legami familiari e della grande prova affrontata durante questo anno e ha messo in discussione tanti fattori che prima si davano per scontati. Durante l'evento anche le testimonianze del vescovo Gianfranco De Luca e di Tiziano Albanese, il quale ha intrattenuto il pubblico con la sua musica. L'iniziativa voluta da Don Gianfranco Lalli è stata apprezzata dai presenti e ha tracciato un percorso di conoscenza indispensabile per ritrovare un sano rapporto con i legami familiari e magari iniziare a gestire con maggiore accuratezza il rapporto con i social senza perdere quella necessaria esigenza di guardarsi negli occhi e tornare a vivere le esperienze di nuovo a contatto con le persone. Le persone allargano i loro circuiti, quindi in teoria per la famiglia sarebbe una buona notizia quello dell'avere tanti contatti con tante persone anche a distanza. Chi ha un figlio all'estero con Skype o con WhatsApp lo vede, ci parla frequentemente senza costi aggiuntivi, quindi i social sono una grande opportunità. Certamente oggi sono anche un grande nemico della famiglia, perché capita spesso di vedere una famiglia a cena e guardano tutti il proprio cellulare e nessuno parla più, quindi c'è proprio da farci un ragionamento per la famiglia, perché è uno strumento potente, uno strumento che può essere utile, però c'è anche il rischio che si mangi proprio il tempo della famiglia, gli sguardi delle persone e che si stia nella stessa stanza senza essere più insieme. Questa sarebbe la morte della famiglia. Isernia candida la fontana fraterna patrimonio dell'UNESCO. Infatti la giunta comunale ha deliberato un atto di indirizzo finalizzato alla candidatura del sito Fontana Fraterna e Centro Storico di Isernia a patrimonio dell'umanità da parte dell'UNESCO attraverso l'inserimento nella lista propositiva italiana del patrimonio culturale mondiale e con il supporto di professionalità esterne, ritenendo che la candidatura rappresenti una importante opportunità di valorizzazione del patrimonio naturalistico della città e di sviluppo turistico del territorio. Il patrimonio culturale e naturale, ha dichiarato il sindaco Giacomo D'Apollonio, rappresenta il punto di riferimento per l'identità dei popoli e costituisce l'eredità del passato da trasmettere alle nuove generazioni. Fin dal suo insediamento, ha proseguito, l'attuale amministrazione comunale ha avuto fra i principali obiettivi la promozione del patrimonio artistico e culturale della città, con particolare riferimento al centro storico.
Nonostante le restrizioni imposte dal Covid, i venafrani questa mattina hanno partecipato commossi al pontificale per i santi martiri, rinnovando il legame fortissimo tra la città e i suoi patroni. L'accusa del vescovo ai politici sul lavoro e sanità. Seguite il servizio di Nicola De Santis. A Venafro si è celebrato il pontificale, officiato dal vescovo della diocesi di Isernia Venafro, Monsignor Camillo Cibotti, per i santi martiri Nicandro, Marciano e Daria. Per rispettare le norme anti-Covid, il rito si è svolto all'aperto, nel rispetto del distanziamento sociale. La consegna dei ceri e delle chiavi della città da parte del sindaco Alfredo Ricci al vescovo è stato il momento più alto della cerimonia ed ha rinnovato simbolicamente il legame tra i venafrani ed i santi martiri. La pandemia ha rappresentato il filo conduttore delle celebrazioni. Un pensiero commosso ed affettuoso è stato rivolto alle vittime venafrane del Covid, i cui nomi sono stati pronunciati dal palco. La speranza che si nutre della fede, il fulcro dell'omelia di Monsignor Cibotti. La fede nei confronti dei santi martiri è il DNA del popolo venafrano. È impossibile che calamità, difficoltà possano fermarla. Noi non festeggiamo con superstizione, ma solo con fede. I nostri martiri ci danno il coraggio, la volontà di sperare nel futuro e, perché no, anche nella vita eterna. Nonostante le restrizioni del Covid, noi venafrani siamo sempre qui presenti a festeggiare e onorare i santi martiri. Nonostante non sia una festa come gli altri anni, ma la nostra presenza e la nostra partecipazione è sempre fedele e viva. È una festa molto sentita dal popolo venafrano e quindi resta e resterà per sempre una grande festa, cioè per questi santi martiri. È una tradizione che non si può perdere e ci tenevamo tanto anche a vederla solo da lontano. I santi è nel sangue che rimane la fede dei nostri martiri. Si spera che già dal prossimo anno possiamo ritornare ai consueti festeggiamenti, ma non ci dimentichiamo che la vera celebrazione è questa, quella dei santi martiri. Il vescovo, rivolgendosi ai numerosi politici presenti, ha ricordato la sofferenza del popolo per la mancanza di lavoro e per le criticità legate al sistema sanitario, invocando la protezione di Nicandro, Marciano e Daria per tutta la popolazione. Sono purtroppo problemi che non riguardano solo la nostra realtà locale, sono problemi che attanagliano tutta l'Italia, il mondo, e sono i problemi del lavoro, il problema della famiglia, il problema anche di questo mondo politico che sempre di più sia impegnato a risolvere quelle che sono, almeno per noi in Molise, la tematica della sanità, il lavoro. Tutto questo perché, come dicevo nel saluto agli uomini politici, è importante che la nostra realtà locale sia una realtà che rinasca e che si tenga veramente al tema centrale, i giovani, la vita, le persone. Ora vediamo che tempo farà domani sul Molise con il nostro meteo. Previsioni del tempo per venerdì 18 giugno. Sul Molise l'alta pressione garantisce una giornata soleggiata con possibili addensamenti nel pomeriggio, venti a regime di brezza, mare poco mosso. Queste le temperature nel dettaglio: Campobasso minima 19, massima 29, Isernia minima 17, massima 28, Termoli minima 20, massima 28, Venafro minima 18, massima 29 gradi. Bene, è tutto, ora linea alla regia consigli per gli acquisti, l'informazione torna alle 19.30 con Valentina Ciarlante, vi ricordo anche l'appuntamento di questa sera alle 21 con Molise Sport, ne parleremo nel corso del TG Sport tra pochissimo. Lo sport, il calcio di Serie D, turno infrasettimanale ieri con la grafica. Vediamo le gare che si sono disputate, i risultati e la relativa nuova classifica. Campobasso Fiuggi
1-1, Castelfidardo Olimpia Agnonese 4-0, Castelnuovo Rieti 1-1, Cinzia Albalonga Tolentino 1-1, Matese Pineto 1-1, Monte Giorgio Aprilia 0-1, San Nicolò Real Giulianova 2-2, Vastese Porto Sant'Elpidio 1-0, Vasto Girardi Recanatese 2-2. La classifica a 90 dal termine, Campobasso 72 punti, in Lega Pro San Nicolò 64, Cinzia Albalonga 53 insieme al Pineto e al Matese. Poi via via tutte le altre formazioni, con il Vasto Girardi che fa un piccolo passettino in avanti e sale a 40, l'Agnonese è ultimo insieme al Porto Sant'Elpidio e si giocherà proprio la possibilità di non arrivare ultimo negli ultimi 90 di gioco in programma nel weekend. E allora parliamo del Campobasso, Lupro già proiettato alla prossima stagione, al futuro. Il patron Mario Gesuè ha annunciato l'arrivo, l'ingresso in società di due nuovi imprenditori, uno francese, è previsto anche un accordo con l'istituto Neuromed di Pozzilli. Intanto ieri l'ultima casalinga, il Romagnoli con il Fiuggi davanti a tanti tifosi, una festa rossoblu seguita per noi da Franco Presutti. 1-1 al termine di una gara il cui risultato era ovviamente ininfluente, Fiuggi in vantaggio, pareggio di Tengo Rang, tutto nel primo tempo, una scena bellissima che non si aspettavano neanche i giocatori del Campobasso e la tifoseria, insomma un tributo all'inizio prima di entrare in campo del Fiuggi al Campobasso che ha vinto questo campionato di Serie D ovviamente nel proprio girone. Giornata di festa. Peccato solo 1000 spettatori, altrimenti davvero oggi sarebbe stato qui al Romagnoli di Contrada Selvapiana uno spettacolo indimenticabile. Per la prima volta il patron con l'intera famiglia, Mario Gesuè con la moglie e i due figli, e poi tante personalità, tanti sportivi, insomma una giornata di festa, e il bello ora deve ancora arrivare con il Campobasso appunto in Serie C. Ascoltiamo a caldo le sensazioni proprio del patron Mario Gesuè e di Mirko Cudini, che verrà riconfermato alla guida di questa squadra anche nella prossima stagione in Serie C. Cudini che davvero ha ricevuto tanti messaggi corali e non solo di sostegno da parte dei sostenitori, dunque si ricompatta un po' il feeling che l'anno scorso era venuto a mancare quando alcuni risultati non arrivavano, e di questo Mirko è rimasto davvero contento. Ascoltiamo Mario Gesuè, patron, e Mirko Cudini. Mario, bello vederti qui con tutta la tua famiglia. È il regalo più bello forse dopo tanti sacrifici, perché quando poi si vive un percorso come questo, un business come questo, purtroppo si deve lasciare per strada qualcosa, e la famiglia è la cosa che più rimane un po' lontana, perché non vivo nemmeno qui vicino, però è bello vederli felici, vedere mio figlio con la maglia del Campobasso che ha tifato per un anno intero più degli ultra, quindi no, è bello, sono felice. Ho visto sei andato sotto la curva nord con la coppa, credo tu abbia voluto intendere è anche vostra. È loro, certo, sì, siamo qui per i tifosi, se non ci fosse nessuno qua dentro sarei a casa probabilmente a riposarmi in questo momento. Abbiamo lottato, lavorato, sudato per loro, questa vittoria non è solo nostra, ma anzi è del, l'ho già detto, è della tifoseria, della città, della regione, di tutto il popolo molisano. Ora il bello viene adesso. Sì, no, ma vedo tanta, come dire, intravedo, lo dico senza polemica, preoccupazione, ma invece no, ma noi dobbiamo testa alta, siamo il Campobasso, siamo un capoluogo di regione, abbiamo una regione intera dalla nostra parte, abbiamo una società forte e solida, abbiamo un gruppo di ragazzi meraviglioso, abbiamo un mister forte e ambizioso, abbiamo un'area tecnica fenomenale, senza paura. L'unico rammarico, Mario, solo 1000 spettatori oggi. Sì, è vero, ma eravamo 10.000 domenica e ci siamo già abbracciati tutti. Oggi era la festa, come dire, chiamiamola ufficiale, ma domenica è stato qualcosa di unico, non lo dimenticherò mai, sarà sempre con me, sarà una delle cose che ricorderò per sempre nella mia vita.
Mirko, tributo da parte dei tifosi, non solo in curva nord, anche quelli che sono scesi ora sul terreno da gioco dicono: Mirko, devi restare. Bella soddisfazione. Ma sì, personale sicuramente sì, dopo un inizio non facile, questo è vero, però poi dopo la costanza, anche il lavoro e l'abnegazione la fa lunga pagato, quindi son contento e siamo contenti soprattutto di questa situazione che abbiamo creato, che è venuta fuori e aver dato una soddisfazione a tutta Campobasso, al popolo rossoblu che era ora che tornasse a festeggiare. So che ci tenevi anche oggi a fare bella figura con i ragazzi, nonostante la testa fosse altrove e c'erano stati già dei festeggiamenti. Beh, la settimana è normale, è stata particolare, quindi è da capire anche, quindi fare brutte figure non fa piacere a nessuno, quindi le partite poi vanno fatte, vanno onorate, è giusto così, i ritmi non potevano essere alti, la partita poi è scivolata sul binario che doveva andare, quindi va bene così, non... Vorrei, ma capisco la situazione, quindi c'è poco da dire oggi. Beh, da sottolineare anche il bel gesto della squadra del Fiuggi all'inizio. Sì, li ringraziamo, non ci aspettavamo e sono stati molto gentili e quindi grazie dell'accoglienza che ci hanno fatto. Ora vi aspetta una bella avventura in questa C tostissima, consentimi questo termine, molto dura. Ma sì, di quello che si paventa, che si può immaginare, se dovesse essere il girone C sarà un girone molto molto agguerrito, molto, molto tosto, con squadre importanti, piazze importanti, quindi, però il bello è anche questo, siccome Campobasso è anche una di quelle piazze importanti, è giusto che faccia parte anche di questo girone. Campobasso al centro della puntata di Molise Sport di questa sera, in studio con Francesco Presutti, l'allenatore Mirko Cudini, ma anche il patron Mario Gesuè. Dunque una puntata davvero speciale, tante novità, tanti clip, tanti contributi, tante interviste. Seguite Molise Sport questa sera alle 21 con Franco Presutti. Ora le altre di abbiamo visto il pareggio dalla schermata del Vasto Girardi per 2-2 in casa, l'ultima al Ditella per i giallo-blu di mister Prosperi, il vantaggio al minuto 31 della formazione ospite con Pennacchioni, il pareggio allo scadere del primo tempo di Raucci per il Vasto Girardi, poi Minichillo per il 2-1 degli altomolisani, mentre al 73esimo è arrivato il rigore che ha fissato il risultato sul 2-2 finale. Una sconfitta invece molto pesante per l'Olimpia Agnonese, che ha perso 4-0 in casa del Castelfidardo. Anche qui vi do soltanto i marcatori: al 10° e al 57° Perpe Pai, al 21° Braconi e al 34° Cusimano. Dunque match chiuso già nel primo tempo con il 3-0 della formazione di casa, poi nella ripresa è arrivato il poker. Bene, è tutto anche con la pagina sportiva, grazie per averci scelto, buona continuazione con la nostra informazione, arrivederci.